Alleluia! Gloria al nome del Signore! Alleluia, Spirito Santo, alleluia! Benedetto Yeshua, alleluia! Oh, ribatabaratu! Sikabatabarata! Alleluia! Alleluia! Dal tuo cospetto! Alleluia, alleluia. Se salgo in cielo, grazie, Re di gloria. Tu ci sei, la tua presenza senti. Abba Padre, alleluia. Scendo in profondità. Gloria, gloria, la gloria. La terra non mi nasconderà se prendo le ali del Dio. Grazie, Dio della gloria. Lontan dal male. Alleluia, Re Baba Ishou. La tua mano. Alleluia, Signore, manda il tuo Spirito Santo, afferraci ancora e conducici, alleluia, dove me ne andrò, dove fuggirò, dal tuo cospetto, alleluia, arrivatori, chi va sai, alleluia. Quando la notte, grazie Gesù, verrà, sei la mia luce, luce buio, la mia gioia, cambierà, il vero amore, alleluia, Signore, mantienici saldi, oh, avere il show nella tua presenza, il tuo volto incontrerò, alleluia, la tua voce, benedici tutti i fratelli, le sorelle, rinnova il tuo popolo, alleluia. Ogni opera delle tenebre, alleluia, vegli su di me, oh alleluia, Signore, purifica il nostro cuore, la mente, parlaci secondo il tuo volere, Spirito Santo, alleluia, ungi la mia bocca per la tua gloria, alleluia, per proferire una parola di verità, alleluia, per illuminare i nostri cuori, Spirito Santo, El Kiyasho, Amataya, Eladeshai, il ribetonde, se che te, mio Dio, oh ribata, Signore, alleluia, purifica la mente, illumina gli occhi spirituali, Signore, ravviva il cuore, che si stava addormentando, alleluia, tocca, alleluia, Spirito Santo, Ere Kia Shoa, Avatari Ascenda, alleluia, e veglia su di me, a Dio tutta la gloria, alleluia, dove me ne andrò, oh Rabadaish, ovunque fu, oh Yeshua, alleluia, Signore, mi umilio davanti a te. Spirito Santo opera con potenza, alleluia, benedici, benedici, benedici ogni cuore, alleluia, Signore, illumina ogni cuore con l'unzione tua divina, Signore, dissolvi ogni tenebra,
ogni pensiero negativo, ogni confusione, ogni debolezza, Signore, ogni pensiero carnale, terreno diabolico, Signore, distruggi ogni fortezza dell'iniquità, Signore, piega il nostro cuore davanti alla tua parola, Signore, piega il nostro cuore, sottometti la nostra mente a te, Dio mio, che ogni spirito si sottometta alla tua verità, Signore, siamo qui come piccoli fanciulli, come piccoli discepoli per ascoltare la tua voce, Dio d'amore, El Corebi Samatai, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, l'unico al quale appartiene la gloria, la lode e l'onore, alleluia, davanti al quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Sì, Signore, ministra ogni cuore che, Signore, ascolterà questo messaggio, cominciando da me, perché, Signore, io ho bisogno di questa parola che ogni giorno mi mantiene, Signore, nella retta via, nella luce e nella tua volontà. Padre, nel nome di Gesù ti diamo tutta la gloria, l'onore e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen, amen, alleluia. Il Signore vi benedica, cari nella fede. È una gioia ritrovarci, gloria a Dio, per una nuova condivisione biblica della parola del Signore. Siamo qui per essere fortificati nello Spirito di Dio, nella parola del Signore. Vi saluto nell'amore di Gesù. Amen, chiunque tu sia, alleluia, fratello, sorella o anima che ascolti, ti saluto nell'amore del Signore. Amen, a Dio sia la gloria. Voglio riprendere una riflessione che abbiamo condiviso ieri riguardo alla prostituzione spirituale, che significa allontanarsi da Dio per ricercare la soddisfazione nei piaceri del mondo. Quando un credente, quando un'anima che aveva conosciuto Dio, un cuore che aveva incontrato l'amore di Dio, purtroppo si allontana da Dio e va a ricercare il piacere nel mondo, ciò equivale a una forma di prostituzione spirituale, possiamo dire anche adulterio spirituale, fornicazione spirituale, perché vuol dire che si sta rinnegando l'amore di Dio per andare dietro gli amori del mondo, e perciò equivale a un tradimento. Alleluia, perché fratelli, stiamo attenti, il credente è la sposa di Gesù Cristo. Se tu sei un vero cristiano, cara sorella, caro fratello, cara anima, se tu sei convertito veramente a Gesù, tu sei parte della sposa, alleluia, dell'agnello di Dio. Quanti fanno parte della sposa dell'agnello? Amen. E noi che siamo convertiti a Gesù Cristo, siamo la Chiesa, la sposa dell'agnello. Amen. Perciò noi dobbiamo amare Gesù, fratelli, amare solo Lui, trovare solo in Lui la gioia, amen, la soddisfazione. Noi non abbiamo più bisogno delle cose del mondo, dei divertimenti del mondo, delle cose che il mondo ci offre. Ma quando c'è una persona che, pur avendo conosciuto il Signore, piano piano si fa avvolgere o attirare o trascinare dai falsi piaceri del mondo, quella persona sta commettendo un tradimento spirituale, ed è come se fosse una prostituzione spirituale contro Dio, e tu vai ad amare le cose del mondo. È come se tu avessi degli amanti nel mondo. È così che Dio riprendeva il suo popolo Israele, fratelli. Voglio rileggere quel brano molto forte che abbiamo letto ieri nel libro del profeta Osea, dove l'Eterno, l'Iddio della gloria,
riprendeva il suo popolo Israele con parole forti, fratelli e sorelle, perché Dio, il Signore, spesse volte ci deve parlare in un modo forte, amen, per scuoterci, perché a volte noi ci addormentiamo, allora c'è bisogno di uno scuotimento spirituale. E Dio, che è il Padre che ama i suoi figli, ti voglio dire, il Padre ti ama, amen? Il Padre ti ama. Vedete che io parlo anche dell'amore di Gesù, fratelli. Alcuni mi criticano e dicono che io non parlo d'amore, ma io ti voglio dire, il Padre ti ama. Amen, alleluia, Chiesa, il Signore ti ama. Fratello, Gesù ti ama, e Lui che ti ama ti deve anche correggere, perché noi a volte ci addormentiamo, a volte noi, fratelli, cadiamo, mi dispiace dirlo, in una ribellione, in una disubbidienza. A volte le cose del mondo ci vogliono attirare, e allora il Padre che ci ama ci deve scuotere, amen, ci deve correggere, ci deve, alleluia, a volte battere, gloria a Dio, perché noi ci stiamo addormentando. E allora il Signore, per amore, ci deve, alleluia, e battere, fratelli. Se tu ti stai addormentando in macchina, guarda, se una persona sta guidando la macchina, scusate, e si sta addormentando, un uomo che guida la macchina si sta addormentando e sta andando contro un muro, se io, fratelli, voglio il bene di quella persona, lo devo scuotere, svegliati! A me non lo posso lasciare, no, poverino, vabbè, lascialo, non lo disturbare, non lo svegliare, quello non è il vero amore. Oggi ci sono uomini che non vogliono mai correggere, perché non hanno il vero amore, fratelli e sorelle. Il Padre che ama deve correggere, e il Padre, quando vede che noi ci addormentiamo, il Padre ci deve scuotere, alleluia, come tu, amen. Se tu sei a fianco, seduto in macchina, a un uomo che sta guidando, si sta addormentando, sta andando contro il muro, io non penso che tu rimani così, io penso che tu non rimani fermo, ma tu ti alzi, lo scuoti, svegliati, stai andando contro la morte, amen. Gloria a Dio, fratelli, così il Signore, amen, che ci ama, ci deve scuotere, ci deve correggere, alleluia, ci deve battere, alleluia, per amore, per svegliarci. E così Dio, gloria al Signore, mandava la sua parola forte per avvertire Israele. Israele era il popolo eletto, alleluia, Israele era il popolo chiamato alla santità, amen. Israele era il popolo che doveva gustare, alleluia, le benedizioni dell'Eterno, ma spesse volte Israele si ribellava, e agli occhi di Dio Israele diventava come una moglie infedele. Spesse volte l'Eterno usava questa metafora per descrivere lo sviamento di Israele come una moglie infedele che commette adulterio, che tradisce il marito. Così era Israele agli occhi di Dio. E allora Dio, per riprendere il suo popolo, alleluia, per riportarlo a sé, alleluia, per richiamarlo, Dio mandava dei profeti, come oggi il Signore, per richiamare la sua Chiesa, fratelli, per richiamare i cuori che si stanno allontanando da Dio. Dio si serve anche di questi messaggi. Oggi il Signore, alleluia, manda la sua parola, gloria al Signore, verso ognuno di noi. Benedetto è il nome del Signore, cari fratelli. E Dio mandava i profeti per riportare il suo popolo a sé, amen, affinché il popolo non continuasse in quella condizione. Perciò, fratelli, noi vogliamo aprire le orecchie per udire la voce dello Spirito, che giorno per giorno ci esorta, amen, ci richiama. Oh, alleluia, lo Spirito Santo che ogni giorno parla,
alleluia, alla sua chiesa, amen, affinché la chiesa non si allontani e non vada dietro agli amanti del mondo, alle cose del mondo, ai falsi piaceri del mondo, fratelli e sorelle, ma la chiesa sia una chiesa, alleluia, fedele come una sposa casta, come una sposa fedele, alleluia, così dobbiamo essere noi, e affinché noi non diventiamo come una prostituta. In Apocalisse la Bibbia parla di una falsa chiesa, una chiesa apostata, una chiesa carnale che è la grande meretrice, la grande prostituta, che è in contrasto con la sposa dell'agnello. Ma noi vogliamo essere la sposa dell'agnello, amen? E non una chiesa adultera, una chiesa che si prostituisce con gli amanti del mondo, con i piaceri del mondo. Amen. Quanti dicono amen? Alleluia. Quanti vogliono essere fedeli all'Eterno, perché Gesù ritornerà dal cielo. Alleluia. Per una chiesa fedele, si fedele fino alla morte. Amen. E io ti darò la corona della vita. Il Dio riprendeva Israele in un modo forte, fratelli, per riportarlo a sé, come è scritto, alleluia, nel libro del profeta Osea al capitolo 9. Amen. Vogliamo leggere questo verso, verso 1, molto forte, fratelli, una parola che deve scuoterci. Amen. Osea capitolo 9, alleluia, verso 1, dice così, alla gloria di Dio, amen, dice il Signore: non rallegrarti, o Israele, per esultare come gli altri popoli, perché ti sei prostituito, allontanandoti dal tuo Dio. Hai amato il salario della prostituta su tutte le aie di grano. Fratelli, spiritualmente io vedo diversi punti in questo verso. Punto uno, che il Signore dice al suo popolo, nei tempi antichi Dio parlava a Israele, ma oggi lo Spirito Santo parla alla Chiesa. E il Signore dice: non ti rallegrare come gli altri popoli, non festeggiare come gli altri popoli. In altre parole, il Dio, alleluia, dice alla Chiesa: Chiesa mia, sposa mia, amica mia, non farti influenzare dagli altri popoli. Non farti influenzare dalla corrente del mondo, non farti influenzare dai pagani. Chiesa, alleluia, tu sei la mia sposa, dice il Signore. Sorella che mi ascolti, fratello che mi ascolti, e anche per me, noi siamo la sposa del Signore. Non importa quanti anni hai di conversione, non importa che denominazione fai parte, non importa se sei bianco o nero, ma se tu sei convertito a Gesù Cristo, tu sei la sua sposa. E il Signore non vuole che tu vai cercando l'amore in altre cose, il divertimento in altre cose, amen, il piacere in altre cose, la soddisfazione in altre cose, la gioia in altre cose. Il Signore dice: non rallegrarti. Fratelli, vi voglio dire, c'è una gioia falsa. Questo mondo ti offre una falsa allegrezza. Questo mondo ti offre una gioia artificiale. E ti voglio dire, caro fratello, questo è un argomento molto profondo. Tu non puoi andare a cercare la gioia che ti offre il mondo o che ti offre le cose del mondo. Dice qui: non rallegrarti, o Israele. Non ti rallegrare, chiesa, per festeggiare, dice l'antica Diodati, per esultare come gli altri popoli. Cioè tu che sei la chiesa, io che sono la chiesa, non posso
rallegrarmi con gli altri popoli, non posso rallegrarmi con i mondani, non posso rallegrarmi con i peccatori, quanti dicono amen, non posso divertirmi con i profani. La Chiesa non può seguire la gioia che ti offre il mondo, non rallegrarti come gli altri popoli, perché tu in Cristo non sei più come gli altri popoli. Amen. In Cristo tu non devi più essere come gli altri popoli. Tu sei la sposa dell'agnello. Alleluia, tu sei la chiesa del Signore. E il Signore, che è lo sposo celeste, è geloso, fratelli, della sua chiesa. Amen. Se per esempio nel mondo terreno, nella vita materiale, un marito non vuole che la moglie vada con altri uomini, vero? Oppure tu vuoi che tua moglie vada con altri uomini? Io penso di no. Se tu sei un uomo intelligente, un uomo normale, un uomo saggio, un uomo che ha la ragione, tu non vuoi che tua moglie vada con altri uomini. Così Cristo, alleluia, non vuole che tu vada a divertirti con i mondani. Non ti rallegrare, Israele, per esultare, per festeggiare come gli altri popoli. Amen. Osea 9:1. E così il Signore, lo Spirito Santo, dice oggi alla Chiesa: Chiesa, non ti rallegrare con la falsa gioia del mondo. Non cercare la soddisfazione nelle cose del mondo, perché tutto quello che il mondo ti offre è artificiale, fratello, è fasullo, è solo un'apparenza. Fratello, sorella, tu che sei in Cristo, tu che sei la sposa di Cristo, non ti rallegrare come fanno i pagani, non ti rallegrare davanti alla televisione come fanno i pagani, non ti rallegrare davanti ai film del mondo come fanno i pagani, non ti rallegrare davanti ai programmi televisivi del mondo come fanno i pagani, non ti rallegrare nelle feste come i pagani, con le feste del mondo, con i divertimenti del mondo, perché se tu fai questo e ti chiami cristiano, tu stai commettendo prostituzione spirituale, fratelli e sorelle. E in questo mondo, come dicevamo ieri, c'è uno spirito di prostituzione, c'è uno spirito di adulterio, c'è uno spirito di fornicazione, dove le persone si fanno attirare da altri piaceri, dove credenti si fanno attirare dai piaceri profani. Fratelli e sorelle, come può una persona che fa parte del popolo santo, come può una persona che fa parte della Chiesa di Cristo, che fa parte della sposa dell'agnello, sedersi in compagnia degli schernitori a divertirsi, per esempio davanti alla televisione, o per esempio giocando a carte con quelli del mondo, o davanti alle partite? Cosa fa un membro della Chiesa di Cristo cercando quei piaceri fasulli? Ecco perché il Signore dice: non rallegrarti, Israele, non perdere tempo in quelle false gioie, piuttosto prega. Amen, alleluia, piuttosto cerca la mia faccia. Come puoi tu, che sei un membro della Chiesa di Cristo, che lui ha acquistato a caro prezzo del suo sangue, passare 2 o 3 ore davanti alla televisione? Tu stai commettendo un atto di prostituzione spirituale, ti stai prostituendo con il mondo, ti stai prostituendo con il peccato, ti stai prostituendo con il piacere di questo mondo carnale e peccaminoso. Fratelli e sorelle, stiamo attenti a non cadere nella prostituzione spirituale, nell'adulterio spirituale, perché noi siamo la sposa dell'agnello. Ti senti tu parte della sposa dell'agnello? Sei tu veramente convertito?
Sei tu veramente nato di nuovo? Caro che mi ascolti, allora perché ti vai a divertire davanti alla televisione? Allora perché ti vai a divertire al cinema? Allora perché ti vai a divertire nei piaceri mondani? Il Dio è geloso e Dio non gradisce quel comportamento, fratelli, perché Lui è lo sposo. Quando tu vai a cercare i piaceri del mondo, è come se tu andassi dagli amanti. Gli amanti, i desideri carnali sono gli amanti, i piaceri del mondo sono gli amanti, i piaceri che il diavolo ti offre, il mondo ti offre per attirarti, per allontanarti da Dio, sono gli amanti. Quando un cristiano si allontana da Dio, sta commettendo prostituzione spirituale, sta andando con i suoi amanti. Ma ti voglio dire, come Dio diceva a Israele, i tuoi amanti non ti sazieranno, i tuoi amanti ti tradiranno, i tuoi amanti ti deluderanno, perché solo io, dice il Signore, ti posso dare il vero amore, ti posso dare la vera gioia, ti posso dare la pace, ti posso dare la serenità, ti posso dare la soddisfazione, ti posso dare la gloria eterna. Alleluia, vedete che è un messaggio d'amore, è il messaggio dell'amore di Dio, perché Dio ama la sua Chiesa, Cristo ama la sua Chiesa e Lui è morto per lei, per santificarla, alleluia, per farla essere una Chiesa pura, senza macchia, senza ruga, alleluia. Cristo ama la sua Chiesa e Lui è geloso della sua Chiesa. Lui non vuole che la sua sposa vada ad amoreggiare con altri amori, altri piaceri, altri desideri del mondo. Il vero amore è Cristo. Perché vai a cercare altri amori? Il vero, alleluia, amore è Gesù. Amen. La vera gioia è Gesù. La gioia non te la può dare il mondo. La gioia non te la può dare il cinema. Alleluia, ma lo vuoi capire questo? La gioia non te la può dare la partita di calcio, la gioia non te la può dare il film, la gioia non te la può dare la musica del mondo, il ballo, alleluia, niente di questo mondo ti può dare la gioia. Sono amanti che ti deluderanno, sono cose che ti deluderanno, fratello, sorella. È inutile che vai a cercare la soddisfazione con gli amici al bar, o con gli amici nel bere, con gli amici nel giocare. Ci sono persone che con gli amici vanno a giocare a carte, poi dicono alleluia, io sono convertito, io sono cristiano, io sono evangelico, e poi vanno a giocare a poker, vanno a giocare a briscola, vanno a giocare ai giochi mondani. Fratelli, allontanati dagli amori del mondo, dagli amanti. Non essere più un prostituto spirituale, una prostituta spirituale. Sii fedele al Signore, solo Lui ci può dare la gioia. Alleluia. Noi non abbiamo bisogno dei artifici del diavolo, degli inganni del diavolo, delle illusioni del diavolo per avere la felicità. Noi non abbiamo bisogno di queste cose terrene, fratelli. Noi abbiamo bisogno di più di Cristo, più dello Spirito, più della sua presenza, più della sua gloria, più del suo Spirito, più del suo, alleluia, alleluia, fuoco. Questo è quello che abbiamo bisogno, alleluia, per avere la gioia eterna, la gioia completa, la gioia piena. Ma non farti ingannare dal diavolo che ti offre tante cose. Guarda, se tu fai questo ti divertirai, se tu prendi questo avrai la gioia, se tu vai là sarai soddisfatto. Non è vero. La vera gioia è Cristo, il vero amore è Cristo. Amen. Abbandona gli amori del mondo, alleluia. Dice la Bibbia: non amate il mondo né le cose che sono del mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Tu non puoi amare il mondo, fratello, le cose del mondo, il cinema, la televisione, i giochi, i vizi.
perché pensi che in quelle cose troverai un piacere. Non è vero, ti deluderanno, sono falsi amori, sono ingannatori, sono falsi piaceri. Il vero amore è Cristo, amen. La vera gioia ce la dà solo Lui. Ma Dio riprendeva Israele, guardate cosa dice Amos capitolo 6 verso 10, guardate cosa dice, scusate, Osea capitolo 6 verso 10, dice così il Signore: nella casa di Israele ho visto una cosa orrenda, là si prostituisce Efraim, là Israele si contamina. Il Dio vedeva una cosa orrenda nella casa di Israele, vedeva che Efraim si prostituiva e che Israele si contaminava. Il popolo che doveva essere consacrato al suo Dio si prostituiva. Fratelli e sorelle, come una prostituta, una donna che vende il suo corpo. E Dio mi ha fatto capire, fratelli, che lo spirito di prostituzione vuol dire vendere la propria carne al peccato. Una persona che si lascia andare ai piaceri del mondo è come se vendesse il suo corpo al peccato, pensando di ottenere qualcosa, un piacere, come il salario della prostituta. Una donna che vende il suo corpo nella strada lo fa per denaro, per ricevere un guadagno. Così una persona, fratelli, che si offre ai piaceri del mondo, si lascia andare ai piaceri del mondo, è come se si prostituisse, perché si offre ai piaceri del mondo per ricevere in cambio qualcosa. Ma è un inganno del diavolo, perché il diavolo ti inganna, ti fa credere che se tu ti dai ai piaceri, se tu ti lasci andare ai piaceri del mondo, il diavolo ti fa credere che tu avrai la gioia, che tu avrai la felicità, che tu starai bene, che tu starai contento, che tu ti divertirai. Ma è un inganno, come il salario di una prostituta, come una donna che si prostituisce nella strada per avere un guadagno. Così chi tradisce Cristo, fratelli, chi va dietro ai piaceri del mondo e si allontana dal Signore. Fratelli, quando le persone che pur avendo conosciuto il Signore piano piano si allontanano da Dio e si fanno attirare dai piaceri del mondo, quella è la prostituzione spirituale. E Dio aveva visto una cosa orrenda. Fratelli, dice qui in Osea 6:10, nella casa di Israele ho visto una cosa orrenda. Sono parole forti. Là si prostituisce Efraim, là Israele si contamina. E oggi, fratelli, il Signore sta vedendo una cosa orrenda anche nella Chiesa, nella vita di molti cristiani attuali, cristiani moderni. Il Signore, quando guarda dal cielo, vede una cosa orrenda: cristiani che purtroppo, fratelli, si prostituiscono con il mondo, si prostituiscono con il piacere, si offrono, si fanno trascinare, si lasciano andare a ogni tipo di piacere mondano. Cristiani che tradiscono lo sposo, cristiani che tradiscono il Signore, cristiani che tradiscono il loro Dio per andare dietro agli amanti, ai piaceri del mondo che il diavolo gli offre. Sì, ma vatti a divertire un po' con i tuoi amici. Il diavolo ti dice: ma non succede niente se tu, che sei giovane, ogni tanto vai al pub. Andate, fate un gruppo di amici e andate al bar, anche di cristiani, fratelli.
Fate un gruppo con i giovani della chiesa e andate al pub e vi fate una birretta. Sai, ogni tanto dovete divertirvi, dovete un po' spensierarvi, dovete un po' così rilassarvi. Non potete stare sempre a pregare, non potete stare sempre a leggere la Bibbia. Bugia del diavolo! Io posso ogni cosa in Gesù che mi fortifica. Io posso stare tutto il giorno a pregare, tutto il giorno a leggere la Bibbia, tutto il giorno ad adorare, perché questa è la mia gioia. Oh, alleluia! Questa è la vera vita. Ale me torre beshara batiche le meshei. Stare in contatto con Cristo. La gioia non te la può dare il bere, la gioia non te la può dare il sesso, la gioia non te la può dare il mondo, la gioia non te la può dare la televisione, la gioia non te la può dare il cinema, la gioia non te la può dare la moda, la gioia non te la può dare i bei vestiti, la gioia non te la può dare le belle macchine, la gioia non te la può dare i bei cellulari, la gioia non te la può dare Facebook, la gioia non te la può dare YouTube, la gioia non te la può dare il calcio, la gioia non te la può dare il ballo, la gioia non te la può dare il cinema. La gioia si chiama Cristo, il Signore, alleluia. Non tradire Cristo, tele show, non tradire Cristo. Chiesa, sposa dell'agnello, credente, non tradire Gesù Cristo con gli amori del mondo, con i piaceri del mondo, con i desideri del mondo, con le distrazioni del mondo, con i divertimenti del mondo. Tu che sei di Cristo, devi essere fedele, alleluia, devi essere consacrato, devi essere santo. Non ti divertire con i piaceri mondani, non ti divertire davanti alla televisione. Non ti divertire davanti al pallone, non ti divertire con i videogiochi, con i videogames, con le musiche del mondo. Quelli sono gli amori, alleluia, che il diavolo ti mette, sono gli amanti. Quella è la prostituzione spirituale, fratello, sorella. Tu sei la sposa dell'agnello, del figlio di Dio, del Cristo che morì per te. Tu non puoi avere altri amori. Dice la Bibbia: chi ama il mondo e le cose che sono nel mondo, l'amore di Dio non è in lui. Alleluia. Noi dobbiamo amare solo Cristo, fratelli e sorelle. Oh, alleluia. Vivere nel primo amore. Oh, alleluia. Non avere altri amori. Alleluia. Con le cose del mondo. Alleluia. Non essere una prostituta spirituale, un prostituto spirituale, un adultero spirituale. Lo sposo è geloso di noi. Amen, alleluia. Amiamo solo Cristo, alleluia. Stiamo attenti alla prostituzione spirituale, fratelli. Cristiani che vanno al cinema, cristiani che vanno allo stadio, cristiani che amano il calcio, cristiani o donne cristiane che amano la moda, amano l'esteriorità, la bellezza, amano i trucchi, amano le cose mondane. Tu stai commettendo prostituzione, adulterio con il mondo, fratello, sorella. Guardati per Cristo, guardati, alleluia, per il Signore. Oh, alleluia, alleluia. Conservati puro, conservati nel primo amore, alleluia, perché se no il Signore, alleluia, toglierà il tuo candelabro. Alleluia. Io non voglio che il Signore tolga il mio candelabro, io voglio che la luce brilli, alleluia, che la gloria di Dio brilli, alleluia, che il fuoco di Dio brilli. Alleluia, che la io voglio che la presenza di Dio brilli. Oh, alleluia, nella mia vita. Il Signore vuole riempirti della sua gloria. Il Signore vuole riempirti della sua pienezza. Il Signore vuole riempirti del suo amore. Il Signore vuole riempirti dei doni spirituali. Ma se tu ti distrai con gli amori del mondo, con i piaceri del mondo, con i passatempi del mondo, con l'amicizia del mondo, ti voglio dire, il Signore non ti può riempire. Il Signore si allontana, lo Spirito Santo si allontana. Lo Spirito Santo non può convivere con un cuore prostituto, con un'anima prostituta. No, alleluia! Il Signore vuole un popolo fedele. Siamo fedeli, fratelli e sorelle. Non ti divertire con gli amori del mondo, con i piaceri del mondo. Cristiani che ascoltano musica mondana, cristiani
cristiani che ascoltano salsa, merengue, cristiani che ascoltano rock, cristiani che si divertono con le musiche che vanno di moda nell'estate, cristiani che vanno a divertirsi con i mondani, cristiani che vanno al cinema, cristiani che vanno al teatro, cristiani che vanno ai pub, cristiani che vanno in discoteca, cristiani che vanno al mare mezzi nudi. Sono prostituti spirituali, fratelli e sorelle, stiamo attenti. Oh, alleluia, perché Gesù vuole una chiesa santa, alleluia, fedele, una sposa, alleluia, consacrata, gloria a Dio. E Lui per amore ti richiama, per amore ti cerca, per amore, alleluia, ti avverte. Non andare dietro agli amori del mondo, non andare dietro ai tuoi amanti, non vendere il tuo corpo come una prostituta al piacere, al peccato, al vizio, al divertimento. Alleluia, cristiani che giocano a carte con gli amici al bar, cristiani tra virgolette che sono, dicono di essere cristiani e poi si divertono con gli amici nel bar a guardare le partite, cristiani che si divertono con i parenti mondani nelle feste mondane, cristiani che si divertono tra virgolette davanti alla televisione con i parenti a guardare film pieni di immondizia, pieni di stoltezza, pieni di doppi sensi, di, alleluia, scherzi volgari, uomini che scherzano con il sesso. Cosa fa il cristiano davanti a quelle cose? Cosa fa il cristiano davanti alla volgarità? Cosa fa il cristiano davanti al film comico? Cristiano, cosa fai con il cellulare a chattare con altre donne? Cristiano adultero, prostituto, torna al primo amore, alleluia, torna allo sposo, alleluia, torna al, alleluia, alla santità, torna al Signore, alleluia. Non essere un prostituto spirituale, non cercare il piacere dove non c'è, non cercare la gioia dove non c'è, non cercare l'allegrezza dove non c'è, non cercare la soddisfazione dove non c'è. Tutto è un inganno di Satana, perché il diavolo ha mandato uno spirito di prostituzione sulla terra, fratelli, una cosa orrenda ho visto nella casa di Israele, diceva il Signore. E oggi il Signore, nel vedere la vita di alcuni di quelli che dicono di essere cristiani, il Signore dal cielo guardando alcune chiese, il Signore vede una cosa orrenda. Lì si prostituisce Efraim, lì si contamina Israele, fratelli. La prostituzione spirituale è allontanarsi da Dio. Guardate come dice qui la scrittura, fratelli, ancora in Osea, una parola forte, una parola tremenda, una parola che deve scuoterci, fratelli. Amen, alleluia. Dice così ancora la parola del Signore in Osea, capitolo, Osea capitolo 5, verso 3. Guardate cosa dice al Signore, fratelli e sorelle, al suo popolo. Io conosco Efraim e Israele non mi ha fatto nascosto. Il Signore ti conosce, il Signore mi conosce, il Signore conosce le tue opere, il Signore conosce i miei pensieri, il Signore conosce i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, i tuoi desideri. Inutile avere un'apparenza e poi nel cuore abbiamo altre cose. No, fratello, sorella, siamo fedeli a Cristo, dobbiamo essere integri, dobbiamo essere puri per Cristo, come una chiesa che non si contamina, una sposa fedele, perché il Signore conosce, nulla è nascosto a Dio. Israele non mi è affatto nascosto, poiché ora, o Efraim, ti sei prostituito, diceva il Signore. Efraim, ti sei prostituito e Israele si è contaminato. Fratelli, il popolo di Dio si era prostituito seguendo
la corrente dei popoli pagani. Andavano dietro a Baal, andavano dietro ad Astaroth, andavano dietro i falsi profeti, sacerdoti che vivevano nell'inganno, nella ipocrisia, nella immoralità. Il Signore dentro la sua casa vedeva adulterio, fornicazione, idolatria. Perciò, fratelli, oggi quanto più noi dobbiamo stare attenti a non cadere nella prostituzione spirituale, fratelli e sorelle, perché nel mondo c'è uno spirito di prostituzione che vuole portare il cuore o l'anima dei cristiani a prostituirsi, ad amare il mondo, e ciò è peccato davanti a Dio. Cristiani che amano i film, cristiani che amano la televisione, cristiani che amano il denaro, cristiani che amano i divertimenti, cristiani che amano, fratelli, ciò che il mondo ama. Non è possibile questo, fratelli, perché noi abbiamo un cuore nuovo, amen, che dobbiamo custodire per il Signore, amen, alleluia. Non amate il mondo, dice la Bibbia, nelle cose che sono nel mondo. Gloria a Dio, noi dobbiamo amare Cristo. Il Signore diceva ancora a Israele in Osea 5, verso 4, le loro azioni non permettono loro di tornare al loro Dio, perché lo spirito di prostituzione è in mezzo a loro e non conoscono Dio. Vedete, fratelli, in mezzo alla casa di Israele c'era uno spirito di prostituzione che li portava ad allontanarsi da Dio, che li portava a contaminarsi con gli altri popoli, che li portava a deviarsi dalla retta via, e non rimanevano fedeli al Signore. E il Signore richiamava il suo popolo, fratelli e sorelle. Stiamo attenti alla prostituzione spirituale. Guardate cosa diceva ancora l'Eterno in Osea 4, Osea 4, al verso 9, Osea 4, verso 9, il Signore riprendeva il popolo e riprendeva anche i sacerdoti che dovevano insegnare il popolo a distinguere dal sacro e dal profano, ma non lo facevano. Fratelli e sorelle, e Dio li riprendeva. Guardate cosa dice qui in Osea 4:9. Come del popolo, così sarà del sacerdote. Li punirò per le loro vie e li ripagherò delle loro azioni. Le loro vie erano malvagie, sacerdoti che non insegnavano la verità, sacerdoti che non vivevano una vita consacrata, sacerdoti che non insegnavano a distinguere il sacro dal profano. E oggi, fratelli, quanti pastori non insegnano a distinguere il sacro dal profano? Alleluia. Quanti pastori non insegnano la verità? Quanti pastori non vivono una vita consacrata? Quanti pastori loro stessi danno dei cattivi esempi, amando il denaro, amando il mondo, amando il materialismo, amando i piaceri? Pastori che, fratelli e sorelle, invece di pregare, di consacrarsi, di cercare la guida dello Spirito Santo, passano ore davanti alla televisione. Pastori che amano le partite di calcio, pastori che vanno in spiaggia mezzi nudi a mostrare le loro vergogne. Fratelli, pastori profani che stanno dando un cattivo esempio, ma il Signore li punirà per le loro vie. Lo dice qui, fratelli nella grazia.
Lo dice qui, il Signore li punirà per le loro vie, per le loro azioni. Alleluia, perciò vogliamo avere il timore dell'Eterno, alleluia. Vogliamo avere un cuore puro, alleluia. Vogliamo vivere nel primo amore, fratelli. Questa è la via, alleluia. Non c'è un'altra via. Tu non ti puoi fare una via a modo tuo. Un po' con Dio, un po' con il mondo. No, fratello e sorella, Dio vuole un popolo interamente consacrato a Lui, un popolo che vive nel primo amore, un popolo che si rallegra solo in Lui, un popolo che prega, un popolo che adora, un popolo che si santifica, un popolo che vive nello Spirito, che vive nella parola. Amen, alleluia. Ma oggi vediamo tanti pastori che sono dei professionisti del pulpito. Loro arrivano con belle cravatte, ma non c'è consacrazione, non c'è santificazione, non fanno distinzione fra il sacro e il profano. Loro predicano nei pulpiti e dopo 2 ore sono lì seduti davanti alla televisione, dopo 2 ore sono sdraiati nelle spiagge mezzi nudi, il giorno dopo sono lì seduti davanti al cinema, il giorno dopo vanno al bar, vanno ai pub, fratelli, vanno a giocare alle carte, vanno in giro con la moto a divertirsi, come i mondani pastori, fratelli e sorelle, che amano il guadagno illecito, amano la fama, amano, fratelli e sorelle, il loro potere umano, ma non stanno servendo Dio, fratelli e sorelle. Ma il vero pastore, alleluia, il vero servo, il vero uomo di Dio insegna a fare distinzione, alleluia, fra il sacro e il profano, affinché il popolo di Dio non vada nella prostituzione spirituale con il mondo. Il vero servo di Dio insegna la santificazione, il vero servo di Dio insegna la consacrazione, predica la verità, alleluia, della via, della volontà del Signore, fratelli e sorelle, che Dio è un Dio santo, che Dio è un Dio geloso, che Dio vuole vedere una sposa fedele, alleluia. E il vero uomo di Dio dà l'esempio con la sua vita, fratelli e sorelle. Ma qui il Signore riprendeva il popolo e i sacerdoti perché le loro vie, le loro azioni erano malvagie. E poi dice al verso 10, Osea 4 verso 10, mangeranno ma non si sazieranno. Guardate cosa diceva il Signore al popolo infedele, al popolo ribelle, al popolo che tradiva l'Eterno come una sposa infedele: mangeranno e non si sazieranno. Ecco perché vediamo persone insoddisfatte, persone che non sono mai allegre, persone, fratelli, frustrate, angosciate anche nelle chiese. Che Dio abbia misericordia, fratelli, persone vuote, persone che non hanno quella pienezza, quella soddisfazione. Mangeranno ma non si sazieranno, una triste condizione di vuoto, di insoddisfazione, di una vita vana, un'apparenza. Che Dio abbia misericordia. E poi il Signore diceva: si prostituiranno ma non cresceranno. Guardate Osea 4:10: mangeranno ma non si sazieranno, si prostituiranno ma non cresceranno, perché hanno smesso di ascoltare l'Eterno. Vedete, oggi ci sono purtroppo chiese che hanno smesso di ascoltare l'Eterno, hanno smesso di ascoltare la verità, hanno smesso di udire la sana dottrina, e loro cercano messaggi nuovi, messaggi che solleticano l'udito, messaggi che piacciono alla carne. Hanno smesso di ascoltare l'Eterno, fratelli, e loro si prostituiscono con il mondo cercando nuovi metodi per far crescere la Chiesa. Ma il Signore dice: prostituiranno, si prostituiranno ma non cresceranno. Quelle chiese che si prostituiscono con il mondo, quelle chiese che si modernizzano, quelle chiese che adottano metodi mondani, tra virgolette, per attirare le persone, non cresceranno. È solo una crescita apparente. Possono
possono, tra virgolette, crescere di numero, ma non crescono nello spirito, non crescono nella santità, non crescono nella maturità spirituale, non crescono nella mente di Cristo, non crescono in sapienza. È una crescita falsa, fratelli, perché loro, dice la Bibbia, partoriscono figli di adulterio. Una chiesa che si unisce al mondo, una chiesa che si modernizza, una chiesa che adotta metodi umani, è una chiesa che si sta prostituendo, e loro vedono una crescita falsa, loro producono figli di adulterio, fratelli, perché hanno smesso di ascoltare l'Eterno. Perciò oggi c'è bisogno che il cuore di queste persone torni ad ascoltare l'Eterno, tornino ad ascoltare la voce dello Spirito Santo, tornino ad ascoltare i veri profeti, i veri predicatori, i veri servitori del Signore che ancora oggi ci sono, gloria a Dio, alleluia, e i quali dicono ancora oggi: chi ha orecchi da udire oda, alleluia, la voce dello Spirito che parla alla Chiesa. Oh, tu che mi ascolti, non essere una chiesa prostituta, non essere una chiesa che commette adulterio con il mondo, non essere una chiesa adultera, non essere una chiesa promiscua, non essere una chiesa che si unisce al mondo, non essere una chiesa che adotta metodi del mondo, che segue l'esempio del mondo per cercare di fare l'opera di Dio. L'opera di Dio non si fa con i metodi del mondo, l'opera di Dio, fratelli, alleluia, si fa con la potenza dello Spirito Santo. Ma oggi vediamo chiese che evangelizzano con i balletti. Mio Dio, fratelli, quella è prostituzione. Una chiesa che evangelizza facendo i balletti, come le donne del mondo, le danzatrici che ballano e si mettono tutti lì a fare dei movimenti, quella è prostituzione. Quella non è l'opera di Dio, quella è l'opera della carne, quella è prostituzione spirituale. Chiese che vogliono evangelizzare con i pagliacci, con i clown, con i pupazzi, con i mimi, con le marionette, con i comici, pastori che sembrano comici, pagliacci, per far ridere le persone, per guadagnare le anime. No, quella è una prostituzione, e quando vengono le anime non sono vere nuove nascite, sono figli di adulterio, perché loro stanno adulterando con il mondo. Che Dio abbia pietà, fratelli. Io sto dicendo queste cose non per condannare, ma per dire che Dio abbia pietà e che Dio apra i tuoi occhi, che Dio apra il tuo intelletto, che Dio apra il tuo cuore. Alleluia. Tu non puoi evangelizzare con la musica rock, tu non puoi evangelizzare con la musica rap. Oggi c'è di moda il rap cristiano e si vedono giovani, fratelli, che cantano il rap cristiano e fanno tutti questi movimenti pieni di catene, pieni di tatuaggi, con ritmi mondani, con ritmi moderni. Ma quelle cose le facevamo prima nel mondo, fratelli. Io nel mondo ero un rapper, io so cosa vuol dire il rap, quando tu canti con quei metodi e tu ti metti il cappellino così, lo giri di un lato, ti metti gli occhiali neri, fratelli e sorelle, ti metti i pantaloni larghi, le canottiere, e vai in giro in un modo sgangherato. Fratelli, il rap cristiano non esiste, è prostituzione, fratelli e sorelle, è adulterio, è qualcosa che Dio abomina. Alleluia, che Dio abbia pietà di queste persone che stanno vivendo nell'illusione, nell'inganno. Quella è prostituzione spirituale, fratelli, quella non è l'opera di Dio, non è servire Dio, quella è una prostituzione spirituale. Il rap cristiano, persone che pensano di evangelizzare con il rap cristiano, con la musica del mondo travestita da cristiana, è una bugia di Satana, fratelli e sorelle. Non date retta al diavolo, non usate i metodi del diavolo, fratelli e sorelle, usiamo il metodo
metodo di Dio. Sapete qual è il metodo di Dio? L'unzione dello Spirito Santo. Alleluia, la predicazione della verità, la predicazione, alleluia, del messaggio della croce, che è follia per il mondo, ma per noi che crediamo, alleluia, è la potenza di Dio. Io per guadagnare le anime, fratelli, o per evangelizzare, non ho bisogno di fare il rap cristiano, non ho bisogno di fare i balletti, non ho bisogno, fratelli e sorelle, di vestirmi da pagliaccio, non ho bisogno di andare in giro a dare i palloncini ai bambini. Io ho bisogno dell'unzione, alleluia, io ho bisogno dell'amore di Dio, io ho bisogno dell'autorità di Dio, alleluia, come gli antichi profeti che andavano a predicare, alleluia, nelle vie di Gerusalemme, alleluia, che il popolo doveva tornare a Dio, che dovevano abbandonare le vie malvagie, che dovevano abbandonare, fratelli, il peccato. Questa è l'opera di Dio, alleluia, non andare in giro vestiti da pagliacci, da clown, ballerini, a fare l'evangelizzazione con i loro metodi. Quella non è l'opera di Dio, fratelli, quella è l'opera del diavolo, è una prostituzione spirituale, è un adulterio spirituale, quella è una chiesa meretrice, quella è una chiesa apostata. Che Dio abbia pietà e che Dio possa compungere le anime, che Dio possa liberare dai lacci dell'inganno, fratelli e sorelle, nel nome di Gesù Cristo. Amen, alleluia. Il Signore riprendeva il popolo, hanno smesso di ascoltare l'Eterno. Quanti cristiani non vogliono più ascoltare, fratelli, messaggi come questi? Mi dispiace, ma ci sono persone nelle chiese, anche pastori, che non vogliono ascoltare messaggi come questi, che non invitano mai predicatori che predicano così nelle loro comunità, non aprono mai le porte al vero messaggio di Dio. Loro si sono prostituiti con il mondo, fratelli e sorelle, loro non fanno distinzione fra il sacro e il profano, loro non stanno guidando il popolo nella retta via. Che il Signore possa avere misericordia, fratelli, cristiani che non vogliono ascoltare questi messaggi. Questi messaggi per loro sono un peso, questi messaggi per loro sono una spina nel loro fianco, questo messaggio per loro è un fastidio, perché loro stanno vivendo nella carne, fratelli e sorelle. Che Dio possa avere pietà. Preghiamo per loro, fratelli, preghiamo per queste anime, preghiamo per queste chiese, ma preghiamo anche per noi, affinché non ci deviamo, alleluia, dal buon sentiero che il nostro Dio ci ha insegnato. Gloria a Dio, possiamo crescere, perseverare, aumentare, alleluia, nello spirito di Dio. Amen. Oh, alleluia, gloria, gloria, gloria. Guardate, il Signore riprendeva ancora Israele tramite il profeta. È scritto in Osea capitolo 4 verso 11, dice: prostituzione, vino e mosto tolgono il senno, sacrificano, scusate, dice al verso 12, il mio popolo consulta i suoi idoli di legno e il suo bastone gli dà istruzioni, poiché lo spirito di prostituzione li svia ed essi si prostituiscono, sottraendosi al suo Dio. Vedete, fratelli e sorelle, dice qui: prostituzione, vino e mosto tolgono il senno. Fratelli, cristiani che si prostituiscono col mondo, cristiani che amano i piaceri del mondo, amano il vino. Qui la Bibbia dice: vino, mosto tolgono il senno. Cristiani che bevono bevande alcoliche, pastori che bevono bevande alcoliche, mentre la Bibbia dice che il vescovo non sia dedito al vino, l'anziano non sia dedito al vino, il servo di Dio non deve essere bevitore di vino. Ma oggi vediamo pastori dediti al vino, amano il vino e trovano tante scuse: sai, fratello, un po' di vino fa bene. Ma la Bibbia dice che il vino toglie il senno.
Vedi che non vuoi ascoltare la parola di Dio? Non vogliono ascoltare la parola di Dio, loro amano i loro pensieri, loro hanno il loro intelletto, la loro ragione, la loro logica umana, la loro opinione umana, e si legano alle cose del mondo, la prostituzione spirituale, pastori che bevono, pastori che amano la vita mondana, pastori che amano il denaro, amano il materialismo, amano le belle macchine, cristiani che amano la TV, amano i film, amano il calcio, amano i passatempi mondani, prostituzione spirituale, fratelli, questa è parola di Dio, è chiaro. E dice il Signore, il mio popolo, Osea 4, verso 12, il mio popolo consulta i suoi idoli di legno e il suo bastone gli dà istruzioni, perché lo spirito di prostituzione li svia. Vedete, fratelli, lo spirito di prostituzione li svia e li fa lontanare da Dio. Lo spirito di prostituzione ai tempi di Israele, loro nella loro prostituzione spirituale consultavano gli idoli di legno, loro consultavano il bastone, loro consultavano il legno, gli idoli, loro consultavano i falsi profeti. E oggi tanti cristiani consultano l'oroscopo, cristiani moderni consultano i loro cellulari, loro si fidano di più del cellulare che di Dio, consultano lo psicologo, consultano i politici, consultano le cose materiali. Loro confidano più nel materiale, come il popolo di Israele che consultava gli idoli di legno e gli idoli gli rispondevano, perché c'era lo spirito di prostituzione. Oggi cristiani che consultano, confidano, si aggrappano al denaro, al materialismo, alla psicologia, alla politica. Fratelli e sorelle, mi dispiace, ma è la verità. Persone che dicono di essere credenti che ancora leggono l'oroscopo, addirittura, fratelli e sorelle, credono a quello che dice l'uomo, oppure consultano i falsi profeti, consultano i falsi ministri, consultano i falsi predicatori moderni della prosperità che profetizzano cose vane, che profetizzano solo il benessere, il guadagno, il denaro. Persone che consultano, ma non vogliono ascoltare queste predicazioni, non vogliono ascoltare questi messaggi, non vogliono accettare queste verità di Dio. Stanno consultando i loro idoli. E oggi tanti cristiani si sono fatti degli idoli moderni, hanno fatto idolatria dei loro predicatori, dei loro profeti che vanno di moda, fanno idolatria a Maldonado, fanno idolatria a Benin, fanno idolatria a questi predicatori fasulli moderni, e siccome c'è lo spirito della prostituzione si fanno ingannare dal diavolo, fratelli, fanno idolatria a questi uomini. Che Dio abbia misericordia. Fanno idolatria, fratelli e sorelle, a certi predicatori che vengono dall'America, fanno idolatria a certi predicatori che vengono dall'Africa, fanno idolatria, fratelli e sorelle, agli uomini, e si fanno trascinare dallo spirito della prostituzione che li svia. Perciò stiamo attenti, amati nel Signore. Lo so che questi messaggi possono sembrare duri, ma sono messaggi d'amore per la sposa del Signore di Gesù Cristo, per la Chiesa del Signore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle amati, guardate cosa dice ancora Ezechiele. Io sto per finire, fratelli. Ezechiele
Gloria a Dio, capitolo 23, dove Dio riprendeva Gerusalemme, dicendo che Gerusalemme si era prostituita e Dio gli aveva dato un nome di Oliba e la sua sorella Ola, che era Samaria, si erano prostituiti. Gerusalemme si era prostituita, allontanandosi dall'Eterno, si erano prostituiti seguendo i popoli pagani, seguendo gli idoli pagani, ascoltando i falsi profeti. E così oggi, fratelli, c'è una parte della Chiesa che si è prostituita con il mondo, con la via larga, con il materialismo, con i piaceri e anche con i falsi profeti che vengono, fratelli, a traviare il popolo con le loro millanterie, come diceva il Dio tramite Ezechiele. E Dio riprendeva Gerusalemme. Guardate, loro si erano prostituiti, Gerusalemme si era prostituita, Gerusalemme che doveva essere la città santa, la città della gloria, la città del tempio, la città del patto, la città del grande re, si era prostituita, fratelli e sorelle, seguendo le cose delle nazioni pagane. Guardate cosa diceva il profeta Ezechiele, ispirato da Dio, capitolo 23, verso 19. Guardate, il Dio riprendeva Gerusalemme, guardate cosa gli diceva. Ezechiele 23, 19 dice: tuttavia essa, cioè Gerusalemme, essa moltiplicò le sue prostituzioni. Gerusalemme aveva moltiplicato le sue prostituzioni, aveva moltiplicato le sue ribellioni, ricordandosi dei giorni della sua giovinezza, quando si era prostituita nel paese d'Egitto, si infiammò per i suoi amanti. Guardate cosa dice: la cui carne è come la carne degli asini e la cui emissione è come quella dei cavalli, così tu ricordasti la dissolutezza della tua gioventù. Guardate bene cosa dice: tu ricordasti la dissolutezza della tua gioventù, quando gli egiziani stringevano il tuo seno per le tue mammelle giovanili. Essa ha aumentato, moltiplicato le sue prostituzioni, ricordandosi dei giorni della sua giovinezza, quando si era prostituita nel paese di Egitto. Sapete cosa mi fa pensare questo? Cristiani che si ricordano dei piaceri della vecchia vita. Dice: ti sei prostituita ricordandoti dei giorni della giovinezza, quando ti eri prostituita nel paese di Egitto. Questo parla di credenti che si ricordano dei vecchi piaceri quando vivevano nel mondo. Questo parla di cristiani che si ricordano di quello che facevano nel mondo, e questi ricordi li portano un certo tipo di piacere o di rimpianto. Cristiani che dopo aver conosciuto il Signore si ricordano dei vecchi piaceri del mondo, rimpiangono i piaceri dell'Egitto, rimpiangono i desideri della carne, si ricordano di quello che loro avevano nella vecchia vita, rimpiangono quello che loro facevano nella vecchia vita. Quella è prostituzione. Fratello, stai attento. Sorella, stai attenta. Stai attento a non guardare indietro verso l'Egitto. Gesù ti ha liberato. Tu non devi più guardare indietro. Tu devi dimenticare le cose vecchie. Tu devi dimenticare
le cose del mondo, tu devi dimenticare le cose dell'Egitto, non guardare indietro verso l'Egitto, perché quella è prostituzione spirituale. Guarda solamente a Gesù, alleluia, ama solamente Gesù, alleluia, cerca solamente la sua gloria, cerca solamente la sua presenza, alleluia, cerca solamente la sua verità, oh alleluia, cerca solamente il suo amore, cerca solamente la sua gioia, non guardare verso l'Egitto, non guardare indietro, non guardare i divertimenti di una volta, non guardare i piaceri di una volta, guarda avanti, alleluia, guarda verso il Calvario, guarda verso Cristo, guarda verso il cielo, guarda verso lo sposo celeste che sta per ritornare, oh alleluia, a prendere una chiesa santa, una chiesa pura, una chiesa che non si prostituisce, una chiesa fedele, alleluia, guarda il Signore, oh guarda il Signore, guarda Cristo, guarda al Re di gloria, alleluia, sì fedele fratello, sorella, in quella croce, sì fedele chiesa, giustizia e pietà, dobbiamo essere fedeli a Gesù Cristo, amarlo, in quella croce, alleluia, vivere nel primo amore, alleluia, gloria, gloria al tuo nome, viva Tarabashere Betei, prega, prega, chiedi a Dio di purificarti, chiedi a Dio, alleluia, di illuminarti, di santificarti, di allontanare da te lo spirito del mondo, lo spirito della prostituzione, lo spirito dell'inganno, vada via nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Avasciari che te ne descendere che ora vada lasciai grande maestà, appartengono a te Gesù. L'unto di Dio, Gesù ha vinto per me, solo in Lui abbiamo la gioia completa nella sua parola, abbiamo la gioia della sua presenza, abbiamo la gioia dello Spirito Santo, abbiamo la gioia della salvezza, non c'è un'altra gioia per la Chiesa del Signore, rimani fedele a Lui. Grida, grida a Dio che ti rinnovi, grida al Signore che ti liberi da ogni legame dell'Egitto, da ogni legame del mondo, grida, grida al Signore di purificarti, alleluia, di consacrarti a Lui, alleluia, gloria al Signore, Signore opera, ora vada sei, severe che terei, alleluia, è il mio peccato, Gesù Cristo pago, Lui ha pagato un caro prezzo per liberarti. Non lo offendere andando dietro al mondo, non lo offendere andando dietro ai falsi piaceri, si fedele al Re di gloria, alleluia, la nascere vedere chi ha i calabatai, i ravavanciò, i curibatele vere sei, tobra lechi bashanda, i relevi shoa, i carrevetei, ricevi liberazione, ricevi, alleluia, la liberazione del nome di Cristo, si rompe ogni catena, si rompe ogni legame, si rompe ogni menzogna di Satana, si libero, si libera, abato sharabatai, gloria ed onore, è la grande maestà, appartengono a te Gesù, oh alleluia, ricevi.
ricevi la potenza, ricevi l'unzione, per fede ricevi il tocco dello Spirito Santo, alleluia. Signore, libera queste anime, fortifica la tua Chiesa, abbi pietà di noi in questi ultimi tempi di apostasia, aiutaci a essere una Chiesa fedele, fedele, fedele a te, Padre, aiutaci a rimanere nello Spirito. Oh Rabadara, so Rabadara, che revere, scere, vedere gay. Aiutaci, Signore, a mantenerci nella retta via davanti a te, Re di Gloria. Aiutaci a camminare come tu vuoi, a camminare, Signore, in quella via stretta, a camminare in quella via santa. Aiutaci, alleluia, a ricercare la santificazione, il primo amore, Signore, a ricercare la tua parola, ricercare la tua faccia, perché solo tu, Gesù Cristo, oh, sei il vero amore, la vera gioia, alleluia, solo tu puoi dare la soddisfazione al nostro cuore. Fai sì che ognuno di noi possa capire questo, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Allontana un inganno di Satana, chi ama sceche teli che via, scaccialo via, perché quello, Signore, è uno spirito d'inganno. Signore, noi vogliamo lo spirito della verità. Signore, nel nome di Gesù, noi cacciamo via ogni spirito dell'inganno che vuole sedurre, che vuole, Signore, ingannare. Noi vogliamo la verità. Oh, alleluia, noi vogliamo il tuo amore, noi vogliamo il tuo spirito, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Oh, rebatarabas, Shore gede gei, oh alleluia, rekere, alleluia, alleluia, dilli Signore, fammi brillare per te, alleluia, Signor, fammi brillare per te, puro e santo sarò, se tu brilli, beh, alleluia, fammi brillare, Signor, fammi brillare per te, fino al giorno che tu ritornerai. Alleluia. Oh, portami alla roccia più alta, Signore, guidami, Signore, alleluia, ed io ti seguirò. Signore, liberaci da ogni forma di iniquità, liberaci da ogni contaminazione, liberaci da ogni prostituzione spirituale, facci brillare per te, alleluia, puro santo sarò, se tu brilli in me, fammi brillare, Signor, fammi brillare. Gesù, facci essere puri, santi, fedeli per te, alleluia, riempi i miei fratelli di Spirito Santo, alleluia, oh, portami alla roccia più alta, Signor, guidami, Signor, e io ti servirò. Aggrappati alla roccia, fratello, aggrappati alla roccia che è Cristo, il fondamento eterno, aggrappati alla roccia eterna che è Gesù, alleluia. Avatosi che velete, irrele misciuia, irrele mento, chi va samade, i cavataia, o vasceia, ricordati.
ricevi la forza, alleluia, dell'Onnipotente. Aggrappati alla rocca, alleluia, per essere fedele, per essere santo, per essere illuminato, alleluia, per essere forte, vittorioso nel glorioso nome di Gesù, alleluia.